Buongiorno a tutte amiche di Facebook e della Saponeria Eco e di YouTube. Questa mattina, lunedì mattina, vi auguro una buona settimana. Ho aperto di mattina qui in Saponeria perché ci sono delle cose da fare, ma soprattutto perché dovevo aprire insieme a voi che cosa mi state richiedendo continuamente circa l'arrivo di alcuni rossetti che state aspettando da un po', giusto? E io questa mattina ce li ho qui, i rossetti della Puro Bio, eccoli qua. Sono arrivati tutti quanti nelle loro 8 nuance. Puro Bio Cosmetics. Eccoli qua, i rossetti lussuosi, full coverage, confortevoli dal finish semi matte. Quindi sono abbastanza, anzi molto persistenti. Intanto io ne porto uno perché appena l'ho aperto l'ho dovuto provare. Perché ho detto oggi sono vestita sui toni del giallo, insomma così chiaro, quindi del senape. Allora ho usato un ombrettino sul giallo che avevo, dell'Alchemilla, e questo rossetto che vi faccio subito vedere. Quello più chiaro tra le nuance che sono arrivate, il numero 1, guardate quanto è bello, è delicatissimo, è quello che porto io, diciamo che per la mattina è leggerissimo, può andare bene, che ne dite? Allora ragazze, bando alle ciance, sono ben 8 nuance quelle che propone la Puro Bio Cosmetics. Eravamo tutti in attesa di questi nuovi, di questa novità fantastica. Perché? Perché Puro Bio faceva tutto sotto forma di matitone, quindi anche il rossetto che risultava molto matte, molto deciso e resistente, che comunque cede, buonissimo lo stesso, però magari per chi ama proprio anche l'azione, la gestualità di un rossetto, eccoli qua. Ecco, vi accontentate tutte. Allora andiamo a scoprire queste nuance una alla volta. Vi ho detto, vi ho fatto vedere la 1. La 1 è quella che porto io, quindi già avete lo script. Andiamo avanti con la 2. Io ho aperto il pacco da poco, quindi sono molto entusiasta di farveli vedere e farveli conoscere. Ecco la seconda nuance. Faccio lo script. Anche questa è abbastanza leggerina, quindi siamo sui toni della mattina, se vogliamo dire. E la numero 2, non entriamo ancora nel vivo dei colori proprio accesi, siamo ancora sulle tonalità del chiaro. Ed ecco la 3, eccola qui. Ovviamente non è esaustivo vedere così tramite video, però guardate quanto è carino, già si può distinguere abbastanza bene il colore. L'ho notato che sono più decisi quando si mettono, proprio si applicano sulle labbra, rispetto a quando si guarda semplicemente il colore, quindi che può, potendolo soltanto aprire, ecco, in questo senso qui. Allora il numero 3 ve l'ho fatto vedere, andiamo avanti con il numero 4. Il numero 4 è un po' più deciso ed è, vabbè, io vi faccio vedere qui, forse vedete meglio, ma comunque vi ricordo che sono tutti reperibilissimi anche sul sito della Puro Bio. Noi li abbiamo, ci atteniamo agli stessi prezzi, quindi voglio dire, se venite da noi li potete anche provare, c'è questa bella, questo vantaggio per così dire. Poi ancora abbiamo detto il numero 5, che è questo, il numero 5, però io ve lo farei sempre vedere così, perché poi applicate è diverso il colore, più intenso. Il 5, il 6, il 7, così non si vede niente, ma vabbè, io li sto spulciando con voi perché comunque mi piace vedere le novità, sono molto curiosa. E l'8, l'8 è quello più intenso. Allora io l'8, diciamo che lo avevo testato, è di una coprenza incantevole, è tipo il pervinca dell'Alchemilla, è proprio scuro, come vi devo dire, un misto tra un bordeaux e un marrone che fa questo effetto intenso, più da sera secondo me, comunque molto molto bello, perché mo vanno questi colori un po' decisi, dai, poi l'autunno ci si scurisce un po', si diventa un po' come i colori delle piante, come un po' i colori tipici del periodo. Allora, quindi questi sono i rossetti, ancora mi sono arrivati, ce li ho ancora tutti così, li devo sistemare, ma proprio sono belli belli belli, della Puro Bio Cosmetics. Ancora abbiamo il mascara, questo grande mascara, ovviamente pluricertificato, Nickel Test, Vegan Ok, Organic Cosmetics, insomma, questo mascara Intense Glaze si chiama, Look at Me Mascara Intensive Glaze, guardate che bello, questo lo porto, questo l'ho messo appena arrivato, perché ho detto io stamattina mi devo truccare, devo provare questi trucchi, è fantastico, ha una passosità intensa anche questo, io lo porto, quindi comunque è assolutamente da testare. Ancora mi sono arrivati questi splendidi applicatori di polveri, diciamo, e quant'altro, altro di fondotinta, quindi pennelli della Puro Bio che sono tantissimi. Io adesso, vabbè, ho questi qui davanti giusto perché sono i tester per farveli vedere, ma ce ne sono anche degli altri poi, quindi se venite a salutarmi li potremo vedere insieme. Oggi ho applicato questo giallo sulle palpebre con questo pennello, questo qui,
che è uno tra i più sottili, credo che sia il numero uno, adesso non ce l'ho davanti bene, comunque è questo. Poi ancora le cialde che ho da sistemare, queste cialdine bellissime, gli ombretti li dovrò provare, beh, io ne ho preso uno a caso, ma sono tantissime le nuance, dalle più delicate, dalle più tenui a quelle più decise ovviamente, e sono soprattutto iper certificate, quindi sono buonissime, della Puro Bio, io mi fido ciecamente e quindi penso che testerò un po' tutto piano piano. Ancora ragazze, una novità che mi è arrivata sempre insieme al pacco della Puro Bio, questo scatolone che ho qui davanti a me, è il primer in polvere, guardate che bello, il primer loose powder praticamente, che anziché essere sotto forma di crema come ho già anche qui, comunque c'è anche l'opzione della crema, è sotto forma di polvere, per cui avrà una consistenza sicuramente più leggera. In polvere, ma la novità più bella, più frizzante della stagione, sicuramente, visto che siamo in vista, non dico di Natale, ma ci si inizia già a pensare, siamo quasi a novembre, sono i regalini che voi potete fare della Puro Bio, queste fantastiche confezioni che all'interno contengono appunto dei prodotti Puro Bio. Vi faccio vedere, ve ne apro una giusto per, intanto la certificazione plurima che sta qua, rimane qui. Allora, volendolo fare, potreste regalare per alle vostre amiche, anche a voi stesse, alle vostre fidanzate, a chiunque le riteniate meritevole, questo fantastico mascara insieme alla matita, al caciale. Quindi c'è questa confezione che mi ha mandato proprio la Puro Bio, le crea già lei in confezione proprio regalo in vista delle prossime festività, ma non solo, quando volete potete fare un regalo veramente, sicuramente sarà apprezzatissimo questo mascara che di cui vi ho parlato poc'anzi, meraviglioso, insieme ad esempio al caciale, un ottimo abbinamento. Queste sono le scatoline, la pratica scatola di confezione, che è veramente coloratissima, molto molto bella, rispecchia proprio tutto lo style, la linea di design della Puro Bio. O ancora quest'altra scatolina più piccina che contiene invece, cioè, la parte delle labbra, nel senso la matita, questa matita coloratissima, bellissima, tra l'altro anche le matite mi sono arrivate in abbinamento ai rossetti, con appunto il suo lipstick corrispondente, che è questo. In questo caso è il numero 07, quindi con la matita in abbinamento, che in questo caso appunto specifico è la numero 38. Tutte queste matite, ragazze, ce le ho qui, anche i rossetti, i tester sono qui in saponeria per poter essere appunto provati e testati direttamente da voi. Ancora ho altre diverse confezioni, quindi non soltanto la numero 07, ad esempio in quest'altro ho il rossetto numero 4, cioè potete scegliere voi quali abbinamenti poter fare insieme alle matite da poter regalare o da potervi regalare. Appunto, penso di avervi detto tutto per quello che riguarda almeno le novità di questa settimana qui in saponeria. Io adesso ho da fare, devo spacchettare il tutto, devo prezzare il tutto, ma comunque i prezzi poi li saprete perché sono quelli del sito, sicuramente ci sarà qualche promozione, adesso vedremo come agire, e intanto li vado a sistemare. Volevo semplicemente avvisarvi che sono qui in negozio, rossetti della Puro Bio, soprattutto a chi mi ha scritto ripetutamente per appunto appurarne l'arrivo. Io vi saluto, vi auguro buona settimana e vi aspetto qui in saponeria come sempre. Iscrivetevi se volete al canale Momissima per non perdere i prossimi aggiornamenti. Un bacio da Momi a tutti.